Sampdoria aperto, il Monopoli soffre ma batte immediatamente la Gelbison al termine di 90 minuti al Cardio Palma. Monopoli che spreca inizio ripresa almeno 4 occasioni per chiudere il match ed è costretto, pur concedendo pochissimo, a soffrire sino al 95esimo. Ma è una vittoria di piombo dal peso specifico pesantissimo, considerata la contemporanea sconfitta del Matera che riapre completamente i giochi in vetta. La partita De Luca cambia modulo e passa al 4-2-3-1, lanciando dal primo minuto sia la Boragine che Di Matera, in settimana allenatesi poco a causa di un volento attacco influenzale. Mirarco in porta dunque, la Criolo Esposito con l'L Pinto in difesa, Bensaia e Lanzillotta in mezzo, con Di Matera, Montaldi e la Boragine alle spalle di Pedalino. Al terzo, Monopoli già vicino al gol con un'azione tambureggiante all'interno dell'area di rigore, la sfera giunge alla Criolo che ci abbatta malamente. Al settimo, Pedalino lanciato a rete, diagonale di poco al lato. Gelbison è squadra che gioca a calcio. All'ottavo, Fiero mette i brividi al Monopoli con un diagonale che si spegne di poco al lato. Partita viva con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Al 14esimo, Pinto fa 30 metri palla al piede appena dentro l'area, lascia partire una conclusione troppo centrale respinta da Carotenuto sul rimpallo a Montaldi anticipato in extremis. Al 21esimo, minuto Esposito per un fallo sulla tre quarti. Al 29esimo, azione personale di Di Matera che crea il panico sulla destra ma non riesce a concludere, la sfera giunge alla Criolo che da pochi passi ci abbatta ancora. Il Monopoli insiste. Al 31esimo, girata di Pedalino alta. Al 32esimo, Carotenuto respinge un corner di Di Matera. Al 37esimo, Montaldi, nel frattempo spostato a sinistra con l'accentramento di Laboragine, conclude al lato dei 18 metri. Al 40esimo, taglio perfetto di Di Matera per Montaldi, cross per Pedalino che non riesce però a girare di testa. Dall'altra parte, il 41esimo, Esposito è fondamentale nella chiusura su Grimaudo lanciato in area. Al 44esimo, il sospirato vantaggio, pallone vagante in area in compressione difensiva della Gelbison. Montaldi tiene fede al soprannome del Cannibale e spinge il pallone oltre la linea per il 10° gol stagionale. Si chiude qui il primo tempo. A inizio ripresa subito protagonista la Boragine che giunge al limite, palla al piede sinistro che si spegne di un soffio al lato. Grande inizio di ripresa del Monopoli. Al secondo Montaldi cerca l'incrocio ma non lo trova per poco. Al terzo Di Matera sfiora il palo con un rasoterra dal limite. Un minuto dopo Lanzillotta libero sulla sinistra cerca Pedalino che ci arriva con un attimo di ritardo. Il Monopoli non chiude il match e con il passare dei minuti sale la tensione. Al 13esimo angolo per la Gelbison sul colpo di testa di Giordano, Mirarco è pronto. Primo cambio al 16esimo con Marini che subentra la Boragine e Marini a fare il castaldo di turno davanti alla difesa con Lanzillotta a mezzala che comporta il ritorno al 4-3-3. Al 22esimo azione personale di Santo Nicola che conclude centralmente la posizione invitante. Montaldi si carica l'attacco sulle spalle. Al 23esimo conclude sull'esterno della rete la posizione defilata. Un minuto dopo dentro campo reale per Bensaia. 10 minuti più tardi sarà Corvino a subentrare a Di Matera. De Luca torna al 4-2-3-1 accentrando nuovamente Montaldi dietro Pedalino e tenendo larghi uomini freschi come Camporeale e Corvino. Nella tensione generale il brivido più grande al 90esimo quando una punizione dal limite viene sfruttata malissimo dagli ospiti. Nei 5 minuti di recupero la palla buona capita a Pinto che però spedisce fuori e il 48esimo al 50esimo il triplice fischio liberatorio. Lo striscione della Nord esposto a fine partita è eloquente. Via allo sprint finale. Buon divertimento a tutti.